Bella a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo qua sul mio canale Off Samuel. Ragazzuoli, oggi siamo qua perché dobbiamo andare a ricreare i migliori gol di Rafa Leão, signori. Quindi i tuoi migliori gol. Certo, i miei migliori gol, perché in questo ultimo periodo, soprattutto in questo ultimo anno che è appena passato, mi avete paragonato in tantissimi a Rafa Leão. E chi meglio di me potrà andare a ricreare i suoi migliori gol? Paragonato solo per la somiglianza, non per la forza. Ehi, devono essere uguali identici però i gol, eh? Allora, la verità è che io e Rafa Leão non siamo solo conoscenti, ma siamo parenti di sangue. Io non ve l'ho mai detto, però Rafa Leão è mio cugino, ragazzi. Soltanto che alla nascita ci hanno separati, non ci hanno mai spiegato bene i nostri genitori che siamo parenti. Perché infatti se lui ha il mio stesso colore di pelle ed è uguale a me, è perché io in realtà sono il cugino di Rafa Leão. Adesso si spiega tutto. Sì, solo che lui l'hanno mandato in Portogallo, a me in Italia. E quindi sì, andremo a reagire ai migliori gol di Rafa Leão. Qui di fianco a me ho un interista, perché giustamente tra poco si andrà a giocare la finale della Supercoppa Italiana. E chissà, signori, se non andremo a vederla direttamente in Arabia Saudita. Ragazzi, l'Arabia Saudita è un po' tosta. L'auto parente ci dà dei biglietti, speriamo. Infatti, speriamo. Ragazzi, immaginatevi che sogno andare in Arabia e poter incontrare Leão dal vivo e poter parlare con mio cugino. Wow. Sfondate questo video di like, perché se succede non so cosa potrebbe essere per me incontrare Rafa Leão, l'uomo che in questo momento sta spiccando di più nel Milan, l'uomo che veramente con le sue giocate si è fatto notare nel calcio europeo. E oggi siamo qua per ricreare i suoi gol. Abbiamo il nostro Ryan di fiducia, come sempre. Ormai nostro fratello. Il cugino di chi? Moscardelli. E niente ragazzi, adesso andremo a ricreare i 10 migliori gol di Leão da quando è al Milan. E vedremo un po' le perle che avrà tirato fuori. Vediamo se sarei abbastanza forte per farlo. Ok, allora tiriamo fuori il telefonino, perché andremo a vedere subito i suoi gol. Top 10 gol di Rafa Leão. Adesso andremo a reagire in diretta, ragazzi. Il decimo gol di Rafa Leão. È un gol che ha fatto agli inizi di quando era arrivato al Milan. Un bellissimo gol nell'annata 19-20. Un gol che è veramente incredibile, perché lui aggancia il pallone e poi tira. Wow. Leggera deviazione, è però difficile, ragazzi, da ricreare questo. Sì. Gol di Rafa Leão. E adesso andremo a ricreare. Castillejo dentro a pescare Leão, la deviazione di Pisacane e traiettoria che diventa imprendibile per Robin Olsen. Subito in avvio di ripresa, in vantaggio il Milan. Passiamo invece ad un altro gol, sempre di Leão. Al nono posto abbiamo un gol che ha fatto l'anno scorso contro il Sassuolo. Un gol che ha stabilito il record più veloce in Serie A. Un gol bellissimo, andiamolo a rivedere, signori. C'è calcio di inizio e fischia. Poi subito il Milan avanti, riceve palla Leão. Bella! 6 secondi! Che gol! Velocissimo! E noi adesso andiamo a ricreare il suo gol. L'arbitro, ci siamo, fischietto in bocca. Fischia Mariani, comincia Sassuolo Milan. Subito in avanti il Milan, Leão che ha ricevuto la Cialanoglu! E il Milan è in vantaggio! Sono passati 7 secondi! La sblocca subito il portoghese! Il gol di Leão è il più veloce nella storia della Serie A! Bravi, complimenti. Okay. Gran azione. Gran bella azione, ragazzi. Passiamo all'ottavo gol di Rafa Leão. Un gol che ha fatto in Champions League, ragazzi. Contro chi era? Contro l'Atletico Madrid. Ah, gol importante. Gol veramente importante di Leão. Bello perché l'ha fatto in Champions League e non in Serie A. Però un gol che è fondamentale perché vi ha fatto passare il girone come primi. Eh sì, signori. Sì. Mi sa proprio di no. E quindi Rafa Leão che riceve palla da Brahim Diaz e purga così. Mamma mia, con un bellissimo gol. E esultanza la Rafa Leão. Sarà che esultanza, però. Attenzione, sì. Mi sa che le ginocchia qua partono via. Che esultanza, siamo sul sintetico, ragazzi. Allora andiamo a ricreare questo ottavo. Vado. Brahim, continua a lavorare Brahim. Rafa, tira Rafa. Gol! Ha segnato Rafael Leão. Ha segnato Rafael Leão. L'assist del 10, il gol di Rafa. Straveritato. Tutto giusto e tutto vero. E bravi, bravi. Anche questo è andato.
Allora, siamo pronti per reagire al settimo gol di Rafa Leão. Milan contro Lazio, ragazzi, il 2-0. Leão prende palla alla sua metà campo, salta il primo centrocampista, allarga il gioco per Rebic che gliela riscarica. Stop e poi bello. Batte Reina in controtempo, quindi Rafa Leão che mostra la sua maglietta, signore. Bello. Bel gol. Allora procediamo! Attento che c'è Teo, Rafa c'è Teo, Rafa c'è Teo, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rebic, Rebic, Rafa, tira, gol! Raffaele Leão, oggi segna Leão, la mia giornata è iniziata così, oggi segna Leão, gol! E Rafa se ne va, e Rafa se ne va, e Rafa se ne va! Bravi ragazzi, top, top gol di Rafa Leão, preso noi. E allora ci avviciniamo alla top 5 di Rafa Leão, adesso sesto gol per Leão, ragazzi. Atalanta-Milan, sempre nel 2021, e allora andiamo a goderci questo sesto gol di Rafa Leão. Eccolo qua, l'anno dello scudetto. Rafa Leão, colpo di tacco per Teo Hernandez, che si fa tutto il campo, arriva fino in fondo, serve di nuovo Rafa Leão che con un bellissimo gol la mette lì. Di prima, e risulta. Non prima, sarà facile. Non sarà facile, ma noi sapremo ricrearlo, signori. Andiamo. Quindi, sesto gol. Ti allarga di piatto per Leão, il colpo di tacco, hai 30 Hernandez. Hernandez, attenzione Leão, gol all'incrocio dei pali, Raffaellino ha segnato Leão all'incrocio dei pali, allarga le braccia Leão, allarga le braccia. Ok, ok, bravi tutti. Mamma, bellissimo, meglio dell'originale, regà. Mamma mia, incredibile. E allora ragazzi, top 5 dei gol di Rafa Leão. E ora la difficoltà un aumenta. Gol bellissimo che fece l'anno scorso contro il Benevento, un gol veramente alla Mertens, perché Dries Mertens fece un gol simile. Okay, andiamo a vederlo. Stai parlando. Palla di Rebic che dà una palla profonda per Rafa Leão, portiere che esce del Benevento che poi rientra e a portiere batte. Oh, che gol, ragazzi. Questo è un gol incredibile. Rafa Leão glaciale, scavetto sul portiere che era uscito fuori e poi indica il tempo, signori, è tempo di scudetto. Okay. E allora andiamo a riprovare questo magnifico gol. Ante Rebic che prova a distendere la falcata, poi apre a sinistra dove ci sono Leão, e che sì, Leão arriva prima di Montipò che ha lasciato la porta vuota, calcia Leão col tocco sotto, Leão e il Milan la doppia, il gol di Rafa Leão. È tempo. Anticipato l'uscita di Lorenzo Montipò. Bravi ragazzi. Bravi. Per la top 4, ragazzi, ci siamo spostati direttamente in tribuna perché questi gol veramente belli di Leão meritano di essere visti seduti belli comodi qua in tribuna. Ammirati, esatto. Per bene. Top 4, signori e signore, attenzione ragazzi, perché questo gol, un gol veramente bello, perché Rafa Leão non dimostra solo dribbling e accelerazione ma anche forza fisica. Andiamo a reagire in diretta a questo magnifico gol. Tonali che stoppa il pallone, che lo mette dentro per Leão, che si smarca, che butta giù il difensore, Leão che pulga. Così, grandissimo gol di Rafa Leão. Che giocatore. E quindi andiamo a ricreare anche questo quarto gol. Andiamo. Let's go! Calabria per Tonali. Tonali nel vivo, la mette in mezzo. Tonali, Leão, Leão, Leão. Gol! Ha segnato Rafael Leão! Ha segnato Rafael Leão! Gol! Gol! Rafael Leão si è liberato e ha segnato. E quindi bravissimi anche questo meraviglioso. Mamma mia, ragazzi. Ricreato. Tanto gol. Adesso entriamo ragazzi nella top 3. Siamo sul podio. Classifica, signori. E io vi ricordo che se spaccate questo video di like farò di tutto per incontrare Rafa Leão. Wow. Immaginatevi Samuel più Leão. Io con davanti me Leão. Ah, che cosa potrebbe succedere? Sarebbe bellissimo. Sarebbe proprio il sogno, ragazzi. Immaginate Leão che mangia riso con il... Mamma mia. Mamma mia. 170.000. Wow. E allora top 3. E questo gol non poteva non rientrare nella top 3 perché ragazzi il Milan con un passaggio è arrivato in porta grazie a Rafa Leão. E quindi questo è un gol dove Mignan rilancia Rafa Leão, stoppa, controlla, 2-3 tocchi, ma passi e gol, ragazzi. Due passi e gol, ragazzi. Cioè, si è fatto trovare pronto Leão, ha fatto un magnifico gol che adesso andiamo a ricreare. Ma che rilancio di Mignan, sì, è incredibile. Bello, 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 bello.
Lancio preciso nella zona di Leao, che prova a prendere tempo. Berezinski lo brucia. Leao! E il vantaggio del Milan con il solito flash di appassionante bellezza di Rafa Leao. Bravissimi ancora, mamma siamo mia. Tornati qui. Mamma mia, che potenza. Un altro gol ricreato, ragazzi, alla grande. Let's fatemi go. Sapere se vi stanno piacendo questi gol che stiamo ricreando alla grande. Adesso andiamo a parlare del secondo gol, ragazzi, questa classifica bollente di Rafa Leao. E qui voglio Gabri, signori, voglio questo un fa male, eh. Perché fa male, voglio Gabri. Questo ci fa male, vieni, vieni. E no. Voglio anche te, Pier, perché così non mi vai bene, okay. E vorrei che tu ti cambiassi, perché questo è un gol che Rafa Leao ha fatto contro l'Inter. No, oh, fatto la doppietta. E ora allo stadio. Eri allo stadio? Com'è stato? Brutto, vero? Imbarazzante. Imbarazzante. Ci stiamo godendo adesso il gol in diretta di Rafa Leao, signori. Guardate qua che giocata mostruosa. Mandati al bar i due difensori, eh. Mandati completamente al bar. E allora, signori, siamo pronti a farci scartare. Siamo pronti, eh. Ti cambi solo una maglietta e andiamo a ricreare questo bar. Andiamo. Sandro la gioca su Olivier di prima, bella per Rafa. Rafa se ne va. Rafa. Gol! Raffaellino! È il derby più bello del mondo fino a questo momento. Raffaellino ancora! Non solo me ne ha fatto uno, ha fatto anche il secondo! Eccoci qua, ritornati! Siamo. Ti sei tolto la maglietta? Sì, però mi faceva troppo male il ricordo, guarda, lascia stare. Adesso passiamo alle nazionali. Troppo male tenere la maglia dell'Inter per un gol del genere, in un video dedicato al Milan, Mi sento umiliato. E adesso, ragazzi, primo assoluto gol di Rafa Leao. Attenzione. Che lo ha consacrato, che lo ha fatto entrare nell'Olimpo tra i giovani più forti di questo 2022-2023, ragazzi. Un gol che ha fatto nei mondiali col Portogallo e non col Milan. Un gol veramente splendido. Wow. Ma che mi combini, Santos? Ma come fa un allenatore così a non far giocare Rafa Leao? Andiamo a reagire a questo magnifico gol. Leao che si accentra all'interno e poi con questo scudetto incredibile. Ti presenti al mondo così, insomma, roba da tutti. Ti presenti al mondo così e va ed esultare. Attenzione, portiere completamente immobile. Un gol veramente fantastico. Una classifica fantastica di questo meraviglioso video, ragazzi. E adesso, Pier, cosa succede? E adesso è il momento di alzare il livello e di replicare gol più difficile. Ti senti pronto? Mi il piede è pronto? Mi sento veramente la pronto. Devi mettere però bella l'incrocio. Già angolata. E quindi adesso andremo a ricreare l'ultimo gol di Rafa Leao. E poi ci vedremo qua alla fine. I saluti. E ancora Rafa Leao. Prova con il destro ed è un gol favoloso! Raffaele Leao, appena entrato, secondo gol in questo mondiale, un arcobaleno che è stato dipinto dal 15 del Portogallo. Missione compiuta, ragazzi. Missione compiuta. Eccovi la 10 migliori gol di Rafa Leao. L'abbiamo fatto, l'abbiamo ricreato qua al campo. Io ringrazio voi per aver seguito questo video fino in fondo. Ringrazio soprattutto i Pirlasu per essersi prestati in questo magnifico video. Che chiamato, frate. Un video dedicato al Milan. Spiace per due interisti, diciamo, reagire ai migliori gol di Rafa Leao. Un video che però non è a caso perché siete qua, perché ci sarà la Supercoppa. E molto probabilmente, se raggiungiamo veramente tanti like sotto questo video, potremmo andare a incontrare Rafa Leao. Sarebbe veramente un sogno per me. Sì. Sarebbe veramente il colpaccio. Quindi puntiamo magari a arrivare ai 15.000 like perché ciò accada e farò veramente di tutto. Potremmo andare a vedere la Supercoppa in Arabia Saudita. Però non lo so se dalla promozione potrò fare questo salto, perché appunto con tutti i miei impegni è dura. Solo tramite il vostro supporto magari potrò fare questo sforzo e vediamo di realizzare. Vediamo di spaccare. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Lasciate un bellissimo like, un commento qua sotto se volete vedere altri gol di qualsiasi altro giocatore del Milan che volete che ricreiamo. Mi raccomando, like, commento, ci vediamo al prossimo video. Speriamo in un magnifico video. Forse dell'MSP, ora che sono rientrato nuovamente in campo. E da qui è tutto. Ci vediamo direttamente in un prossimo video. Ciao! Go!